Siccome noi comunque come pagani con la cultura dobbiamo in ogni caso confrontarci e non abbiamo problemi di questo, vabbè, ci sarà qualcuno più preparato, qualcun altro meno preparato, ma l'importante è che il concetto funzioni. Vi leggo un altro breve testo, Il paradosso della religione pagana politeista, dimostrazione e realtà. Dice Feuerbach nell'essenza della religione, se il Signore della natura non è insieme anche il suo artefice, allora essa, per quanto riguarda la sua origine d'esistenza, è indipendente da lui, il suo potere dunque limitato e manchevole. Poiché se egli avesse potuto farla, perché non avrebbe dovuto farla? Il dominio su di essa è soltanto frutto di un'usurpazione, non è innato e legittimo. Soltanto ciò che io creo, che io faccio, è completamente in mio potere. Soltanto dall'essere autore di una cosa segue il diritto di proprietà su di essa. Mio è il bambino perché io ne sono il padre. Soltanto nella creazione, dunque, si avvera, si realizza e si esaurisce il dominio. Gli dei pagani, certo, erano già signori della natura, ma non ne erano i creatori e dunque ne erano soltanto i monarchi costituzionali, limitati, esercitanti un potere all'interno di confini definiti e non dei monarchi assoluti della natura. I pagani, cioè, non erano ancora sopranaturalisti assoluti, incondizionati, radicali. Tratto da edizione Newton di Ferruccio Andolfi, L'essenza della religione Feuerbach. Ciò che Feuerbach omette di dire è che gli dei pagani sono la natura stessa e l'essere umano manifesta gli dei perché degli dei è una delle realtà e uno dei divenuti all'interno della natura. Si tratta del paradosso della religione pagana politeista. A differenza di ogni altra religione esistente sulla faccia della terra, la religione pagana politeista dovrà, perché potrà, dimostrare agli esseri umani la realtà dei suoi enunciati. La religione pagana politeista dovrà dimostrare che i dogmi che esprime non sono separati dalle necessità degli esseri umani e della società civile. Questa è la differenza che esiste fra paganesimo politeista e ogni altra religione esistente sulla faccia della terra. Mentre le altre religioni chiedono agli esseri umani di credere in loro, rendendoli ansiosi in una prospettiva futura, la religione pagana politeista affronterà i problemi dell'esistenza umana e a quei problemi, evocando gli dèi, darà le proprie soluzioni. Soluzioni che gli esseri umani potranno far proprie senza vincolo di dogma o di obbedienza e che potranno usare per le loro necessità contingenti. Mentre alle altre religioni si chiederà di descrivere la loro fede, sospendendo su tale fede il giudizio e accettando eventualmente il giudizio della storia, alla religione pagana politeista si chiederà di dimostrare la sua realtà come necessità manifestata dalle tensioni dell'esistenza umana. Se i pagani politeisti, il paganesimo, non saprà dimostrare la realtà oggettiva dei propri dei, non saprà superare gli ostacoli di ordine sociale ed emozionale che le vicende umane pongono alla diffusione della religione pagana politeista. Per questo un pagano pratica il razionalismo, mentre il cristiano pratica la superstizione. Per questo motivo un pagano pratica la fantasia per interpretare la realtà, mentre il cristiano è preda delle allucinazioni schizofreniche. La malattia della schizofrenia, sdoppiamento fra realtà immaginata e realtà vissuta, nei suoi effetti di problematica sociale attuale, è la condizione propria dell'educazione cristiana. Per questo il pagano cerca l'armonia col mondo, mentre il cristiano si abbandona alla fatalità imposta dalla sottomissione al proprio Dio. Nel paganesimo politeista non si può dire: ecco, questo è il Dio. Ma si deve dire, questo è il sentiero che chiama gli dèi a sorreggerti, fino a diventare uno di loro. Nel paganesimo politeista si può dire, questa è la realtà degli dèi. Per questo motivo il paganesimo politeista è superiore ad ogni altra religione che esiste su questo pianeta, e non possiamo essere paragonati a nessun'altra religione. Per questo motivo possiamo contestare le affermazioni di Feuerbach, affermando che gli dèi sono la natura stessa. L'intera passione amorosa di Zeus altro non è che la sua attività di sistemazione della sua realtà al fine di costruire le condizioni affinché germinassero i figli di Era, la natura. La natura in sé,
di cui l'essere umano è parte, manifestato dagli stessi dei che nella natura alimentano il crogiolo della vita. E questa è la condizione della religione pagana, che non può essere, che si chiama religione, ma non ha niente a che vedere col monoteismo, col cristianesimo, con tutto quello che abbiamo conosciuto in questi secoli. Francesco, a te. Beh, lo scontro è sempre con la visione monoteistica che impone tutto in ogni campo, in ogni luogo e in ogni spazio. Per dare appunto quando la visione del politeismo, del paganesimo, non è mai l'imposizione di metodi, di comportamenti o di cose, ma è sempre un qualcosa che la comunità viene anche a regolarsi. In realtà appunto quando si parla di paganesimo non c'è mai una concezione teocratica di dominio sulla società, perché noi sappiamo che la società è fatta dalle persone, dai cittadini che le compongono, quella comunità, quello Stato, quella civiltà. Non esistono principi che ne sono esterni o che vengono imposti. E noi non diremo mai che una società deve essere basata su valori morali, ma essere basata su scelte fatte dalla comunità e dai popoli. Invece dall'altra parte abbiamo la presenza dello Stato teocratico, in cui si dice che il potere di modificare, di imporre, di sostenere appartiene sempre e soltanto a chi rappresenta Dio. E ne abbiamo avuto una dichiarazione da fatto del Vescovo di Bologna. Dice il Vescovo di Bologna: libera Chiesa in libero Stato non basta più. Cioè, nel senso, la dichiarazione dice: Monsignor Caffara, superata la cultura della separazione. E riferendosi a un politico, dice: questo politico sbaglia se divide peccato e reato. Cioè, a Claudio, che gli mancava il cardinale Biffi a Bologna, penso che appunto il nuovo metropolita Carlo Caffara lo sostituisca più che bene, insomma, penso che prosegua. Non credo che gli abbiano delegato ancora, il Vaticano gli abbia delegato l'aggressione agli altri gruppi religiosi, però vedo che si sta promuovendo, si sta mettendo su una linea. Se quello critica un politico, dice: sbaglia se divide peccato e reato. E tra l'altro Monsignore Caffara, Carlo Caffara di Bologna, arcivescovo di Bologna, successore del cardinale Biffi, va a criticare una frase di questo politico che diceva: peccato e reato non possono coincidere, pena il ritorno al Stato teocratico. E allora, se lui va a contestare questa frase, significa, ricollegandosi alla dichiarazione del signor Ratzinger, che si vuole intenzionalmente creare uno Stato teocratico in cui certi valori vengono imposti. Aggiunge sempre il vescovo di Bologna, successore del cardinale Biffi: la comunità civile e politica non è tenuta assieme solo da norme razionali convenute, ma anche e soprattutto da una comune condivisa concezione di vita buona. Negare questo non significa opporsi allo Stato teocratico, ma dare prova di ingenuità sua cioè, o di chi ci casca più che altro. Però, come vedete, già si parla che i peccati che esistono soltanto per i cristiani, per i monoteisti, devono diventare norma di legge in cui tutto quanto deve essere uniformato. E abbiamo l'esempio non solo della dichiarazione del signor Ratzinger, ma anche di numerosi vescovi. E come sempre qua lo Stato laico tende a sparire, a non essere presente, a non essere considerato, ma soprattutto a dire Stato laico i diritti dei cittadini. Esatto, stanno rischiando di saltare. Comunque guarda che l'attività di diffamazione e infamazione messa in atto dalla Chiesa Cattolica, dei cattolici rispetto agli altri, è una costante del comportamento della Chiesa Cattolica. Cioè, la Chiesa Cattolica è solo un'organizzazione che ha delle finalità di diffamazione. Cioè, noi che ne stiamo pagando in questo momento, no? Perché stanno lavorando in maniera pesante per diffamarci in tutti i modi possibili. Poi naturalmente vengono messe in atto delle anche cose che ci permettono insomma di uscire da questa diffamazione, ma tutto sommato noi ci stiamo anche difendendo, cioè tentiamo almeno quei mezzi che abbiamo. Però cosa c'hai sotto mano? No, puoi tranquillo. Però niente, volevo leggerti due righe in cui ti facevo vedere come la diffamazione era venuta fin dall'inizio della Chiesa Cattolica. Sì. Allora, come Atanasio fece morire Ario e leggende contigue. Atanasio, che aveva bollato Ario quale precursore dell'anticristo già durante la sua vita, fece della sua morte un miracolo divino, invero solo dopo 20 anni.
mentre non menzionò il caso negli scritti polemici precedenti, benché si trattasse di un evento allora assai efficace sotto il profilo propagandistico. In rielaborazione successiva, invece, la patristica esagerò il miracoloso giudizio di Dio. Dunque, secondo Atanasio, che dice di aver appreso la cosa dal suo presbitero Macario, durante una passeggiata in città con l'amico Eusebio di Nicomedia, Ario, esattamente il giorno precedente al suo reinsediamento, venne costretto in una pubblica latrina da un improvviso malore. 100 anni dopo si era ancora in grado di indicarla a Costantinopoli. E ivi si spaccò in due parti, come il traditore Giuda, secondo una delle versioni bibliche, le cui parole furono poi usate da Atanasio stesso. Fra crudeli tormenti, intestino, fegato e cuore dell'eretico si scissero da lui e infine Ario si accasciò al suolo, fino a che con un tonfo scomparve nel liquame attraverso la bocca della latrina. La Chiesa Cattolica accolse riconoscente questa storiella del suo santo dottore. Gregorio di Tours citò la morte di Ario come prova della sua pessima dottrina, e ancora oggi uno storico cattolico, Daniel Rops, dipinge ai nostri occhi l'eretico in un luogo appartato immerso nel sangue con le budella fuori. Tale tattica diffamatoria viene spesso utilizzata dal cristianesimo. Basti qui citare il caso di Lutero, sul quale appena pochi anni dopo la morte venne fatta circolare la voce di un probabile suicidio. Un presunto servitore, così si racconta, avrebbe trovato il nostro padrone Martino penzolante dal letto e miseramente strangolato. La tesi circolò in una lettera anonima e venne stampata per la prima volta in Anversa nel 1606 ad opera di un francescano, della quale venne attinta la notizia soprattutto dai cattolici italiani e francesi. Da parte cattolica si diffuse inoltre la diceria secondo la quale la notte precedente alla morte di Lutero sarebbe stata da lui la sua suora Catarina Bora che lo avrebbe strangolato. Il diavolo, in forma di un gran cane pastore, avrebbe ucciso Lutero. Il suo cadavere avrebbe emanato un puzzo tale da costringere ad abbandonare sulla via della sepoltura, eccetera, 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 eccetera. Cioè, capito, Francesco? E fa parte della dottrina insegnata dai santi cattolici quella di diffamare gli altri, di sputtanare, di aggredire, di massacrare le persone. Ed è un metodo cattolico che tutt'oggi è in atto, viene praticato da Ratzinger, viene praticato da Caffaro, viene praticato da tutti quanti. Cioè, questo è il ed è normale, cioè, quando un cattolico ti dice una cosa devi andare a indagare, perché sicuramente ti sta truffando. Sì, ma sai, tu dicevi appunto dell'attacco. L'attacco non avviene soltanto a livello di psicologia o a livello di idee, ma viene anche a livello pratico. Le diamo un piccolo esempio che riguarda la salute delle persone. Quest'anno si è votato sul referendum sulla fecondazione assistita. Si è votato non per introdurlo, ma per abrogare una legge che esisteva, una legge dello Stato. Bene, questo referendum non è riuscito, però era una legge dello Stato che stabiliva delle regole ben precise che noi abbiamo criticato, che le persone state ospiti di questa persona hanno criticato. Succede che adesso un vescovo vorrebbe ordinare all'ospedale pubblico della sua città di non applicare neanche la legge sulla fecondazione assistita. Leggiamo la notizia. Genova, allora, che così ci rendiamo conto di come si può arrivare al punto di gestire anche la cosa pubblica. Scontro sulla fecondazione assistita tra l'arcivescovo di Genova Tarciso Bertone e l'assessore alla sanità in regione Claudio Montaldo. Bertone, presidente del consiglio di amministrazione dell'ospedale Galliera, ente autonomo frutto di un pio lascito, 575 posti letto, dice di essere contrario alla fecondazione in vitro, ma il centro di genetica del Galliera è il principale in Liguria, 240 cicli di fecondazione assistita all'anno. Montaldo ha ricordato che l'ospedale fa parte del servizio sanitario pubblico, è finanziato da denari pubblici, deve garantire i servizi e rispettare le leggi. Replica il vescovo di Genova, Bertone: ho soltanto avviato uno studio sulle modalità di applicazione della fecondazione assistita, l'ultima parola spetta al consiglio di amministrazione e al comitato scientifico. E lui è il presidente del consiglio di amministrazione. Notate questo: ho avviato uno studio,
Quando un cattolico dice ho avviato uno studio, significa che sta mettendo in atto azioni mafiose, azioni di terrorismo, di sottobanco, rispetto alle persone deboli, rispetto alle persone fragili, per impedire a queste persone di esercitare i propri diritti, sia costituzionali che giuridici. Questo è il linguaggio, è preciso. Quando dice ho avviato degli studi, significa che sono in atto delle azioni di eversione di tipo mafioso. Fa parte del linguaggio della Chiesa Cattolica. Cioè, non è il nostro linguaggio che è diretto, che manifesta le nostre emozioni, che va direttamente a centrare quello che è l'argomento. Ricordate, quando leggete per esempio il Vangelo di Giovanni ordina di macellare le persone, ma non vi dice macellate le persone, ma dice loro macellano noi. Cioè, usa il linguaggio specchiato proprio per dare gli ordini come viene aggredita la società civile. Per riuscire a imporre il cristianesimo dobbiamo fare come gli altri fanno con noi. Ed è l'unica cosa esoterica che esiste nel Vangelo di Giovanni, cioè il linguaggio specchiato. Sì, questo no, lo dice uno che pratica stregoneria. Tanto cerchiamo, per tagliare, però, cerchiamo anche di ricondurre questo fatto. Cioè, un ospedale pubblico, di cui tra l'altro lui è il presidente, cioè dice... La scelta spetterà al consiglio di amministrazione e lui è presidente del consiglio di amministrazione. E soprattutto una legge che loro dicevano di difendere non andranno neanche più a applicare. E questo non avviene in un paese del terzo mondo, avviene a Genova, in un ospedale che ha 575 posti letto, finanziato col denaro pubblico e con un centro che fa 250 cicli di fecondazione assistita all'anno. Come vedete, la difesa della fecondazione assistita derivava da altre intenzioni. Sì. E il problema è che, se tu hai notato, in questi ultimi 20 anni c'è stata un'esposizione sempre maggiore della Chiesa Cattolica. Sì. Cioè, praticamente, se prima la Chiesa Cattolica si nascondeva dietro i politici, si nascondeva dietro, viene sempre più costretta ad uscire in primo piano. Ed è vero che le persone fanno ancora fatica a leggere le operazioni che la Chiesa Cattolica sta facendo e sono operazioni di eversione sociale, però continuano sempre più a scontrarsi, cioè continuano a capire come queste cose vengono a incidere con la loro realtà, con il loro pensiero, con i loro bisogni, e si sta accumulando tutta una serie di tensioni che prima o dopo esploderanno. Non so se esploderanno tipo in Spagna come Zapatero o se esploderanno in forme diverse, in forme di trasformazione giuridica eccetera, però le persone cominciano sempre ad avere maggior astio rispetto al cattolicesimo, maggior astio rispetto all'ingerenza nella vita pubblica, e nello stesso tempo stanno uscendo quelle persone che cominciano a sentirla sta cosa. Infatti noi vediamo che sempre maggiori sono gli articoli che parlano sia di laicismo, sì, sia che escono sui giornali, insomma, cioè, e anche le persone che si stanno tirando fuori. Naturalmente questo scontro non è che faccia bene al paese, cioè non è che sia positivo per il paese. Non è cercato dalla società civile, ma viene imposto dalla Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica ha dichiarato guerra alla società civile italiana, proprio perché ha terrore fuori di quello che gli è successo in Spagna, probabilmente. Comunque sta perdendo il controllo delle persone e vuole il controllo delle persone, e per farlo è disposta a alzare roghi, stuprare bambini, costruire campi di sterminio, perché alla fin fine questa è la posta in gioco, ricordatelo sempre. Bene, Claudio. Francesco, diamo via le telefonate. Ma oggi che fanno la Vergine, la figlia della Madonna, che c'era una figlia della Madonna, che è un insulto sociale. Diamo via le telefonate? Sì, dai, siamo pronti. 049 700 700 e 049 700 800. Pronto? Sì, ciao. Ciao Claudio. Ciao Francesco. Sentito, all'inizio ho detto citare inserti un... Sì, e il gallo cantò ancora. Ah, il gallo cantò ancora. Sì, non è storia criminale. No, pensavo che ti avessi citato uno dei sei volumi. No, no, l'ho preso, sto qua l'ho trovato al convegno laico di Marosti. Sì, lo logo, è verde, è copertina, esatto, verde e gialla, insomma. Esatto. Della Massari. Che poi è quasi introvabile, ho saputo, sì, perché non riescono più a farlo avere. È che nego 4-5 della M edizioni. Ah, sì? Sì. Questo qua è della Massari, eh? Sì, della M edizioni, sì, Massari, sì. Che negò 4-5, che ne ha fatto...
Il Gallo cantò ancora dopo sul cristianesimo. Sì, le menzogne della Chiesa Cattolica, cioè, ce ne sono una serie. Sì. No, pensavo che te avessi, ora aspetta che telefono, che dici subito che se non fosse venuto fuori, è l'ultimo di Ovo, no, settimo. Da quello che so io ancora non è uscito. No, non è uscito, no, perché mi sono informato e... comunque dovrebbe uscire adesso in dicembre, in gennaio. Speriamo che esca. Se sono diciamo... D'altronde niente, bisogna dargli un po' più di diffusione, perché... Sì, già... appunto, Io ho cominciato a leggere questo libro qua e secondo me per noi è più utilizzabile che non storia criminale del cristianesimo. Sì. Sì, perché anche ci sono tutta una serie di citazioni dottrinali. Sì, che infatti ci sono, è più dettagliato, esatto. Mi sembra, no? Sì, mi perché sembra, cioè... quella è la storia criminale del cristianesimo, cioè l'attività con cui la Chiesa Cattolica si impossessa delle società civili. Sì. Questo qua invece è anche questione di dottrina, no? Sì. Comunque sulla questione anche che avete parlato del maghetto, delle questioni di Scordi, Harry Potter, questa è una farsa ormai, sarebbe meglio lasciar perdere questi... Io vi consiglio di andarvelo a vedere Harry Potter. No, Harry Potter, cioè la critica che fa questi qua, questi fantasmi qua, ormai sono... Il problema è che con questi libri perdono il controllo dei ragazzi. Sì, appunto, perché questi libri non solo coinvolgono i ragazzi. Io parlo con ragazzi, no? Cioè uno che si in casa mia pare che fa i giochetti così, non li caga neanche i preti, cioè queste robe qua. Le critiche che fanno, hanno una mentalità aperta, insomma, non interessa niente, insomma, cioè fanno gli ordini, una comunione, cose così, tanto pa. Se no, come diciamo, leggono, vedono, guardano, fanno quello che devono fare, insomma, non è che stiano lì tanto a ascoltare, a badare quello che se i ragazzi hanno degli input liberatori da giovani, esatto. Da adulti saranno meno, cioè quando cominceranno a venire fuori da quello che è la Chiesa Cattolica, anche se dopo gli hanno fatto delle tipo comunione, tipo roba di questo genere, avranno molta più forza per liberarsi, esatto, dalle costrizioni, esatto. Sì, ti vedi, insomma, sei molto più disinibiti, mi vedo qua molto più. Quello che mi fa più rabbia, quello che mi fa più, diciamo, che mi urta di più, sì, i preti cosiddetti progressisti. Ivano. I ciotti, i mazzi, sì, i cazzi, queste robe qua, capito? Che vogliono fare i critici d'arte, perfino hanno fatto l'altra sera, c'era Don Mazzi che voleva fare una digressione su una mostra di nudo, ma stiamo scherzando, cioè il muscolo sì, ma vedi quel nudo lì è un po' il problema è che la Costituzione prevede che l'arte non è mai oscena. Eppure, esatto, questo principio costituzionale non gli è mai andato giù. Sì, ma lui no, diceva che si vede la mano di Dio, si vede che è, si vede che è, cioè metteva sempre, no, cioè i preti progressisti, tipo i ciotti, così, cioè quelli che hanno le che vanno per strada a raccogliere i tossicodipendenti, per raccogliere cose qui che sembrano spaccare il mondo, no, in quattro, che sembrano essere in prima linea, no? Ci sono dei bravi, per carità, ci sono di quelli che ci lasciano anche la pelle, perché non metto in dubbio, anzi, però cioè resti, secondo me resti fregato, cioè, beh, c'è più di qualche prete antimafia che è inquisito per aver sì, per ecco, atti di pedofilia, è famoso sì, che legava con le catene, insomma, siamo perdere, novità è che se riesco a mantenere la testa a posto in questo periodo è già una buona cosa. ho trovato Feuerbach, l'essenza del cristianesimo. Ah, beh.
Sì, sì. Che edizione ha trovato? Edizione la terza. La terza, sì. Io me lo sono letto, mentre lavoravo. Da quello che so, l'edizione diciamo più attendibile sarebbe quella di Ponte alle Grazie. Ah, Ponte alle Grazie, sì. Ma Feuerbach che perché personaggio? Perché non Feuerbach è tu... era uno che stava in miseria, che è sempre vissuto in miseria, perché era un, come quasi tutti i critici, diciamo, adesso leggendo qua Il Canto del Gallo, no? All'inizio, quando è venuto fuori il discorso che Gesù non è mai esistito, è stato un processo storico. Ma i primi che l'hanno detto sono stati in miseria, sono stati messi in miseria dalla Chiesa Cattolica. Proprio perché arriveranno a questa situazione. E Feuerbach, diciamo che si innesta all'interno di quel socialismo umanistico, no? Che ha avuto a che fare anche con Marx, che era un po' criticato da Marx per la sua visione sulla religione. E che fa parte insomma di quell'epoca, ecco. Ho capito, cioè si mette dentro in quella schiera, insomma. Esatto. Esatto. Comunque Feuerbach è considerato un fondamentale, adesso. Prima gli ha fatto vivere in miseria, adesso è considerato un fondamentale. Sono come dire fregoliani, li chiamo io i preti, cioè, diciamo, cambiano idee, diciamo che alle volte cambiano idee, molto come cambiare camicia, insomma. No, ma loro gli bastano costringere le persone in ginocchio. Esatto, sono disposti a dire qualunque cosa, il contrario di tutto, pur di mettere le persone in ginocchio. Esatto. Adesso fra poco ha detto che passano con la stella. Chiudo tutto. Ok, va bene. Ci troviamo. Ci vediamo. D'accordo? Ciao. Ci vediamo. Ciao, grazie. Ciao. È interessante anche il discorso come è nato il fatto di comprendere che il patto di Nazareth non è mai esistito, cioè lo faremo se stava visto che sul Gallo Canto ancora c'è, è una scoperta progressiva della società civile. Sì, ma infatti appunto ci ha messo un migliaia di anni per emergere, cioè i 2000 anni del monoteismo sono stati Ciao Gianpaolo, scusa che abbasso. Sì, grazie. Bene così? Sì, perfetto. Ciao Francesco. Pensavo che la differenza fra l'interpretazione e l'ipotesi. Veramente io sono fermo qui, nel senso che le interpretazioni sono sempre arroganti, le ipotesi sono elastiche e trovo che la natura è di una elasticità indefinita ed indefinibile e non aggettivabile, così immensa, così meravigliosa, per cui tutte le cazzate di interpretazione delle varie religioni rivelate le trovo delle merdacce proprio dette alla Fantozzi, mentre le modeste ipotesi tratte dalla fantasia, ecco, dalla fantasia, quello che non hanno i critici, dillo pure ai preti specialmente, perché di fantasia non ne hanno mai avuto un cazzo, hanno sempre avuto bastonate e imposizioni. Ecco, io la vedo, la mitologia la vedo fantastica, come la natura, che segue la natura, dice io amo il sole perché il sole mi dà direttamente, ed è innegabile questo, quello che il sole mi dà è la vita. Non so cosa c'è di strano che un popolo adori il sole, adorare un arancio, una mela, una banana, un pino, un albero qualsiasi, l'aria, la natura. E quello è istinto ed è così onesto, così diretto, così spontaneo che non ha speculazione, mentre l'interpretazione, se osserviamo, ha sempre una speculazione dietro. Con questo mi taccio, scusatemi l'intervento. Ok. Vi saluto. Ciao. Basta pensare alle follie della teologia, perché per essere sufficiente di quanta fantasia c'è, di quanti salti per aria, di quanto arrampicarsi sugli specchi, che è una cosa incredibile, insomma. Ne abbiamo un esempio continuo, pronto? Delle cose più assurde, più strane, pur di dimmi. Giustificare. Sono sempre io, Claudio. Ciao. Dimmi. Volevo niente, a Francesco, vuol dire, no, ho trovato un nuovo libro di Otto. Walter Socrate e l'uomo greco. Non so se spero che l'avevo tradotto.
Sempre della Fazio o qualche nuovo? No, della Christian Marinotti Edizioni. Non conosco la casa editrice. Mai sentita anch'io. Comunque, Socrate è l'uomo greco. Socrate è l'uomo greco, sì. E il nostro amico è arrivato, sì. E il nostro amico non è ancora arrivare. Dicene che recuperi una copia, dai. Sì, beh, naturalmente è messa già da una parte comunque. Perfetto, benissimo. Lo sa benissimo comunque. Adesso provo a telefonare e domani vediamo. Sì, tieni sotto pressione che devi essere sotto pressione. Sì, lo tengo sotto pressione, sì, non ti preoccupate. Grazie. Ciao. Ci sentiamo. La buona notizia quando esce un libro di Valtrarotto è sempre una notizia positiva, proprio perché è un autore che ha una miniera di idee, di informazioni, anche se Claudio dice che ha frainteso Marte, ma comunque è sempre un autore che merita di essere letto. No, Hillman anche ha frainteso Marte. Ma dicevi che era anche perché aveva... Anche Valtrarotto, sì. Ma il problema è che tutta sta gente apre dei sentieri, no? Cioè sì, apre delle porte sulla vita. Chi apre delle porte chiaramente va sempre trattato con onore, però non va messo sull'altare, cioè nel senso sì, che sono persone che guardi con rispetto e con affetto, però non ti metti in ginocchio davanti a loro, no? Ma infatti, capisci? Cioè, sono cose che ti servi proprio per affrontare la vita, per cui anche le critiche che vengono fatte non sono critiche demolitrici, no? Cioè solo apparentemente sono fatte a livello profondo, però in realtà vanno ad andare oltre, perché se noi pensiamo che ancora oggi si pensa a Eolo come il dio dei venti, questa è una bufala, cioè non è mai esistito Eolo il dio dei venti. E questa è un'invenzione che ha fatto Boccaccio quando ha cominciato a parlare degli dei antichi. È un suo errore, però è lo stesso, bisogna che ci ricordiamo che Boccaccio ha aperto la strada per parlare degli dei antichi in maniera diversa da come veniva usato il cristianesimo, per cui anche se ha fatto miliardi di errori guardi sempre con affetto queste cose, capisci? Certo, ancora oggi noi abbiamo Eolo il dio dei venti, sappiamo che non è così, però Boccaccio ormai ce l'ha piantato, e se vogliamo usare un termine generale usiamo quello, sì, ma sappiamo che è lo stesso che si di Botticelli, che Botticelli è quello aggiunto con le sue opere d'arte. Bene, chiudiamo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, visto ciao, che è arrivato adesso il nostro amico Alvise. Vi diamo appuntamento per stasera alle ore 19 e poi per giovedì prossimo. Comunque sarebbe interessante fare anche la storia di come si è scoperto che il pazzo di Nazareth in realtà non è mai esistito, ma è una bufala. È una storia che comincia più o meno da Voltaire, chissà perché. Va bene, risentirci stasera e dopo giovedì prossimo. Ciao.